Allora, mister, partita importante domani contro la Fermana. Come si è preparata la squadra in settimana? Va bene, abbiamo cercato di capire bene un po' la partita non buona di Arzignano e di cercare di essere più intensi e proporre un qualcosa di diverso perché abbiamo fatto un paio di passi indietro. Cosa chiedi in particolare alla squadra e comunque anche in allenamento, cosa hai cercato di dargli in più dopo il tuo sfogo di domenica? Ma ho cercato di. Il mio sfogo è dato dal fatto che fondamentalmente pretendo di più. Quando vado a parlare con i professori dei miei figli, è normale che se non mi parlano benissimo vado a casa e cerco di spronarli. Non è che vado a comprargli il computer, cerco di dirgli che pretendo di più perché nelle sue corde, nel suo carattere, può darmi di più. Semplicemente un discorso fatto da padre a figlio. Qua non ci sono ragazzacci o melemacce, assolutamente, potete stare sereni, il gruppo è ottimo, sono ragazzi intelligenti. E il mio sfogo è stato perché pretendo di più, poi l'ho detto tante volte, sono a Vicenza mi succede questo, devo cercare di andare in sala stampa dopo mezz'ora, 45 minuti invece che dopo 2 minuti come l'altro giorno. E via. Bisogna voltare pagina, però abbiamo visto che il campionato non è così semplice. Vedete che il Bresone non va in campo, le Samnite tese perde in casa con la Virtus Vecom, la Ravenna perde quella di campo. Di conseguenza te la giochi con tutti e è questo che chiedo. Dobbiamo essere con un grande spirito di appartenenza, mettere dentro l'uomo, dentro nella maglia, a prescindere da che maglia rappresenti. Dal punto di vista tattico ci sarà qualche novità considerando magari gli acciaccati e anche i tre impegni comunque in una settimana. Eh sì, perché appunto mancherà qualche pedigno davanti e dietro e di conseguenza qualcosa cambieremo anche perché comunque sì, non abbiamo fatto una bella partita ad Arzignano, normale che dobbiamo cambiare treno. Che tipo di avversario ti aspetti? Insomma, ti aspetti un avversario che venga qua a giocarsela a viso aperto oppure magari un avversario Ma che si chiuderà? non lo so perché hanno cambiato allenatore, quindi è tutto in ballo dal modulo ai giocatori. Non lo so che scelte possa fare, non abbiamo uno storico, però noi ci siamo concentrati più su noi stessi, dobbiamo concentrarci su noi stessi, perché alla fine dobbiamo essere noi quelli che producono gioco. Ci sono i tatticismi, però ripeto, quando dai tutto, nessuno ti può dire niente, ti può perdonare anche l'errore. L'importante è che dobbiamo dare tutto e dobbiamo essere noi a trascinare. Poi è chiaro che lo sappiamo tutti che anche noi abbiamo bisogno di aiuto, tutto quanto, ma ce l'hanno sempre dimostrato, ce l'hanno sempre fatto avere. L'importante è che ci sia noi che dobbiamo conquistarli e si conquista sempre solo e esclusivamente con l'esempio. Con l'esempio e ce l'hanno davanti tutti i giorni, ogni volta che passiamo davanti allo Zerocchi, senza e il nome lo sapete già.